Questo è il sito archeologico dell'antica Corinto, con il tempio di Apollo. Abbiamo detto tante volte che era una città particolare, Corinto. Io questa mattina volevo appunto dire qualcosa prendendo spunto dall'esperienza di Paolo in questa città. È stato un po' di tempo, ha predicato, ha avuto tanti problemi, tante situazioni. Possiamo leggere, dicevo, la storia breve della sua permanenza in Atti, il capitolo 18, i primi 20 versetti circa, lo potete leggere a casa, non leggeremo questa mattina. E invece le vicissitudini umane, teologiche, di rapporti interpersonali e comunitari con la Chiesa, che pian piano è venuta a crescere, possiamo vedere nelle due lettere ai Corinzi. Due lettere importantissime, fondamentali, che troviamo nella scrittura. Di queste due lettere, poi adesso però un po' un discorso un po' generale, poi andremo a vedere due versetti soltanto, perché altrimenti non ho la presunzione qui di poter trattare queste due lettere, nemmeno la capacità di sintesi mi aiuterebbe, che comunque non ho granché. Dicevo. Questo era una città particolare, una città posta in un luogo molto particolare della Grecia. Vedete, da lontano si vede, era un punto stretto, dice l'istmo di Corinto, il famoso istmo di Corinto, no? Che divideva un po' la Grecia, divide ancora la Grecia in due parti, c'è il Peloponneso, poi c'è la parte più terrestre, diciamo così. Ed era un punto incredibile, perché questo istmo è piccolissimo, sono 6 chilometri circa, forse qui qualcuno di quelli che sono qui sono anche stati, magari Isabella che viaggia sempre è stata, non sei stata ancora a Corinto, va bene, prossimo viaggio, ma altri magari ci sono stati. Era una città, a quanto risulta, molto grande per i tempi, alcuni dicono che arrivava fino a 500.000 abitanti, io ho dei dubbi, comunque diciamo, sicuramente oltre 100.000 abitanti, alcune città grandi c'erano ai tempi di Paolo, e lui andava sempre a cercare città molto importanti, e questa era una città importante. Questo visto dall'alto, allora non si poteva fare questo, ma adesso si può, è appunto l'istmo, si vede anche il canale, è stato fatto un canale lì che sottaglia l'istmo, è stato fatto alla fine dell'Ottocento e quindi adesso si può attraversare da una parte all'altra senza girare tutto attorno al Peloponneso, che era un grandissimo problema per la navigazione del tempo, perché c'erano correnti eccetera, quindi era molto difficile viaggiare attorno, quindi ho capito che addirittura i velieri piccoli venivano, anche quando non c'era il canale, venivano trascinati proprio lì con dei sistemi per portare da un lato all'altro dell'istmo, naturalmente venivano svuotati e poi riempiti, c'era proprio tutto un sistema anche, diciamo così, quasi industriale per fare questo. E così permetteva di fare questi 6 chilometri, di passare da una parte all'altra e poi di andare verso l'Europa, verso Roma e altre città. Quindi Nerone pure aveva in mente di fare un canale, tra le tante pazzie che aveva pensato, aveva pure in mente di fare un canale. Quindi per dire, insomma, è una cosa storica, vecchia. E alla fine dell'Ottocento l'hanno realizzato, c'è un'immagine che ho messo qui. Ecco, questo è il canale. Si vede la barca che passa, è unito da alcuni ponti, e questo è un po' Corinto. Diceva adesso è una piccola città, ma allora veramente era una città grande. Ho messo qui, riepilogando, alcuni aspetti di questa città che tante volte abbiamo detto, che sono importanti perché riflettono ciò che poi viene descritto, e viene scritto nella parte di situazione che Paolo ha dovuto poi vedere in alcuni aspetti. Era rinomata per i giochi istmici, una specie di olimpiadi che si facevano lì in quel periodo, proprio nella zona dell'istmo, per i suoi commerci, per le ricchezze, l'uomo molto ricco, per l'arte, la cultura, per la superstizione,
così per i vizi anche che c'erano, di ogni tipo, quindi la città di mare, c'erano dei culti orali, abbiamo visto qui l'esempio di Apollo, c'era il culto alla dea Afrodite con tutte le sacerdotesse, quindi prese immagino le difficoltà di Paolo per arrivare lì. Tante volte abbiamo detto che corinteggiare significava appunto vivere dissolutamente, corinteggiare è una parola appunto deriva elaborando il termine Corinto. Detto veramente in poche parole, questa era Corinto, ma era molto di più, era veramente una città incredibile, con movimentazioni di persone, di tutti i tipi che potevano in quel tempio tutto viaggiare. E lì arriva anche Paolo. Paolo predica, arriva lì da, lo dice Dante al capitolo 18, proprio al primo versetto, arriva da Atene. Da Atene a Corinto sono circa 70-80 km. Quindi lui arriva dopo l'esperienza di Atene, che non era stata brillantissima per lui rispetto alle altre, sempre importante, leggiamo benissimo dei brani molto belli sul libro di Atene che riguardano il suo periodo di Atene. Però arriva da Atene e predica, costruisce tende. Interessante che comunque comincia lavorando, predicando e lavorando insieme ad Aquila e Priscilla, che era una famiglia giudea, che sarebbe da dire anche molto su di loro, però tutto questo è nati al capitolo 18. Frequentava come sempre la sinagoga, perché questa era la sua strategia. Anche qui c'erano molti, essendo una città commerciale, finanziaria, intesa tutto quelle ore, c'erano diciamo, molti ebrei e giudei che erano andati via, quindi come al solito lui si cominciava la sua predicazione proprio come metodo, come sistema delle sinagoghe. Dice anche che a un certo punto, avendo difficoltà lì, si muove poi verso l'esterno e va a predicare. Questo è detto molto, molto velocemente. Con l'arrivo di Timoteo e Sila, che erano in altre città della zona, egli poi, diciamo, abbandona, lascia perdere un po', diciamo, il lavoro delle tende, il lavoro, diciamo, quotidiano, e si dedica di più alla predicazione. Vedete un po' come poi ha creato questo gruppo, come si parte così, no? Facendo loro parte della predicazione part-time, poi invece è andato diciamo a tempo pieno, evidentemente aveva trovato anche il modo di essere sostenuto, un po' si era sostenuto lui lavorando da solo, questo è anche un insegnamento per noi oggi, oltre è importante avere degli aiuti ma anche darsi da fare per sostenere. E appunto ho cominciato la predicazione sia verso i giudei e sia verso i gentili, tra virgolette, come diciamo. Questo è detto veramente molto, molto velocemente. Io volevo adesso andare a vedere un brano. Dicevo, quello che succede a Corinto e tutti gli insegnamenti che mi dà le chiese, e ancora per noi oggi leggiamo le due lettere ai Corinzi. Questa mattina vedremo due versetti, quindi tenendo conto che sono circa 30 capitoli, due versetti non sono niente rispetto all'importanza del contenuto di queste lettere, però ne ho scelti due un po' collegati tra di loro. Questo è il primo, che ritengo comunque sono significativi sia per il suo lavoro, sia per la sua situazione, sia per l'insegnamento diciamo teologico in sé, ma sono anche molto importanti per noi oggi. Il primo è quello che leggete, lo leggiamo insieme. Chiamato questo, lo dice qui anche, diciamo, la forza di Dio nella debolezza umana. E guarda caso questa mattina Roberto ha citato proprio quell'aspetto della fine della vita di Paolo, dove lui mette in risalto un po' la debolezza, no? La sua difficoltà di fine della vita è comunque che è quella di tutti noi, quindi è un po' in linea con quello che dice il 2. Dice al versetto 7 della seconda lettera ai Corinzi, che molti definiscono anche un testamento spirituale, non è l'ultima cosa che scrive, anzi è una delle prime cose che viene scritta alle lettere ai Corinzi, siamo intorno agli anni 50, forse poco dopo gli anni 50. Al versetto dice: perché non avessi a insuperbire
per l'eccellenza delle rivelazioni. Paolo aveva ricevuto dal Signore le grandissime rivelazioni che ha espresso nelle sue lettere, gli è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non supervisca. Tre volte ho pregato il Signore perché allontanasse da me. Lui mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. È uno dei brani che ho scelto da queste lettere, da cui emerge anche la difficoltà che lui sta sentendo in questo momento, sia dovuta alla predicazione difficile e complesse che aveva con la comunità di Corinto, e sia perché, come dice lui stesso, mi è stata messa una spina nella carne. Non è chiaro bene cosa possa significare, cosa possa essere. Molti dicono un aspetto legato alla salute, diciamo anche noi oggi, no, c'è una spina, c'è una difficoltà. Qualcun altro dice magari qualche altro tipo di problema. A me piace pensare che è un problema di salute, anche se sicuramente non era per lui insuperabile, perché ha viaggiato tantissimo, era sempre in movimento, quindi sappiamo cosa significa viaggiare. Evidentemente era una spina che gli permetteva comunque di predicare e di muoversi, di viaggiare, di stare nelle difficoltà. Qualcun altro dice che c'è anche un problema psicologico o qualche altro tipo di problema, non lo so. Però questo dice la scrittura. E spina nella carne che è stata messa per schiaffeggiare, mi piace questo termine, perché non insupervisca. E lui prega perché questo gli venga tolto. È un po' una situazione che abbiamo anche noi oggi, no? Che tante volte abbiamo difficoltà e preghiamo perché ci vengono tolte le difficoltà. La risposta è secca, precisa, come sempre il Signore è molto puntuale nelle sue risposte: la mia grazia ti basta. In pratica Dio gli dice: io non ti tolgo la spina, ma farò qualcosa di meglio per te, dice qui la scrittura. Ti darò la grazia di sopportarla, la mia grazia ti basta, quindi sopporterai questa spina, questa difficoltà. E Paolo, ricordati che sebbene non ti abbia dato ciò che tu mi hai chiesto, io ti do quello di cui hai più bisogno. Siccome predichi, hai necessità di avere potenza, eccetera, ti darò la potenza che possa accompagnare la tua predicazione. E questo è il miglior modo perché ciò avvenga, che tu trovi, che tu stia, che ti trovi in una condizione di debolezza, che tu stia con la spina nella carne. Questa è la risposta di Paolo anche appunto alle sue tre suppliche che viene fatto, e continua ad essere la risposta anche di Dio al popolo sofferente, che è la sua Chiesa nel mondo prima e anche oggi, no? La mia grazia ti basta. Noi tante volte chiediamo che la sofferenza ci venga allontanata, perché il dolore non sia nella nostra vita, ma questa risposta è ancora valida per noi oggi. La compagnia del Figlio di Dio e la certezza di possedere la sua forza e la sua grazia valgono molto di più dell'eliminazione delle sofferenze e delle prove in cui ci veniamo a trovare quando c'è la predicazione, quando facciamo la vita cristiana come discepoli. Mettiamo qui che Dio assicura: la mia grazia ti basta, quello che Dio ha donato ti basta già. Oltre non ci rendiamo conto delle cose che abbiamo, dei doni che il Signore ci fa, eppure dice il Signore: la mia grazia ti basta, ciò che hai ti basta. L'Apostolo qui, Paolo, sembra soddisfatto di questa risposta, infatti afferma al versetto 10: perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, ingiurie, necessità, persecuzioni, angustie per voi di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte, affinché la potenza di Cristo riposi in me. Questo è un po' il versetto chiave qui, nel versetto 10, è per amore di Cristo. Quando fai le cose per amore di Cristo,
le persecuzioni, le necessità, le sofferenze passano in secondo piano. E come dice lui stesso nella lettera anche ai Romani, tutte le cose poi cooperano perché tu possa andare, se vuoi, fare la predicazione e vivi nel Vangelo, tutte le cose possono procedere perché tu vada al meglio nella tua vita cristiana. E quando siamo consapevoli della nostra debolezza, che dipendiamo maggiormente dalla potenza di Dio, dobbiamo imparare a dipendere dalla potenza di Dio. Questo è il senso di questo messaggio qua. Quindi quando siamo consapevoli appunto di questa debolezza, e allora siamo veramente forti. Così si realizza, io credo, pienamente quanto dice Gesù in Matteo 5, versetti 10 e 11. Ricordate benissimo questi brani. Matteo 5, stiamo parlando quando Gesù. Quando fa il discorso a morte della beatitudine per Sermone sul Monte, noi dice: beati perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi, giubilate, eccetera. Si realizza pienamente quando siamo deboli questa indicazione, questa benedizione che il Signore dà ai suoi discepoli. E così Paolo può dire in questi brani: quando sono debole allora sono forte. E tutto il rapporto che lui ha con la Chiesa di Corinto nelle lettere, se le andate a leggere, potete leggere, si possono leggere a casa, forse in un'oretta si riescono a leggere tutte e due di seguito, e potete vedere la difficoltà che lei ha avuto lui ha avuto in questo rapporto, i problemi che ha dovuto affrontare, le cose che, le soluzioni che ha proposto anche alle domande che gli venivano fatte. C'è un altro brano che volevo proporvi, sempre da queste lettere collegate, molto collegata a questa qui, a quella che abbiamo visto, ed è quest'altro brano, quando dice: ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuito a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi. Poi continua così. È un brano che anche questo è in linea con questo, col pensiero che stava dicendo prima, no? È una situazione che a volte abbiamo anche noi oggi, non ci sentiamo in difficoltà, ci sentiamo dei vasi di terra, fragili. Leggevo una piccola storia su un testo che facevo per riferimento a questo aspetto. Oggi si guarda molto anche alla bellezza esteriore, ma forse anche ai tempi di Roma era così probabilmente, ma sempre è stato un po' nel tempo, almeno chi poteva farlo. E quindi senza pensare che invece il tesoro più grande è la vita di Gesù che viene dentro di noi. Noi siamo soltanto dei vasi di terra, dice qua Paolo. Qualcuno ha detto che l'impero romano funzionava appunto come funzionava d'olio d'oliva, perché questi vasi contenevano, a cui riferimento Paolo per farsi capire parlando diciamo ai Corinti, l'olio veniva infatti usato in molteplici impieghi, veniva messo dentro a questi vasi, no? Per cucinare, per l'igiene personale, per la medicina, eccetera, 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 per le lampade. E c'era un commercio incredibile tra Roma, soprattutto la Spagna, dove portavano queste anfore
io le ho viste anche, se andate anche a Santa Severa, nel museo che c'è, si vedono proprio delle grosse anfore che, evidentemente qualche nave, diciamo così, era affondata, e hanno raccolto queste grandi anfore dove c'erano, portavano oli, probabilmente anche altri prodotti, no? Dalla Spagna meridionale venivano. Quindi era molto chiara questa idea delle anfore, della fragilità delle anfore, che appunto serviva per portare cose più preziose, l'olio e altri cibi importanti, che, profumi, altre cose importanti che servivano. Una volta svuotate venivano buttate via, perché non avevano nessun valore, venivano gettate nelle discariche. Se ho ben capito, esempio, Monte Testaccio a Roma è pieno di anfore, di resti di anfore appunto che erano serviti per il trasporto di materiale, che sta facendo riferimento, no? Questo mi copre, non so se siete stati, ma c'è proprio, ho trovato anche una foto di questo. Ecco, questa è una foto proprio delle anfore che sono lì a Monte Testaccio, è stata fatta, ricorda un po' l'inutilità, perché venivano poi addirittura rotte, buttate lì senza servire. Ma questo è un po' il senso che Paolo vuol dire qua, ma noi abbiamo questo tesoro in vase di terra. Il tesoro è la parola di Dio, il tesoro è il Vangelo, il tesoro era il contenuto. E quindi questo rientra un po'. Era un modo un po' per unire i due versetti, no? Quello di soffrire nel fisico, di avere la spina nella carne, e l'altro di rendersi conto che il nostro corpo era come un'anfora, siamo fragili, siamo di scarso valore, tra virgolette, sempre ovviamente rispetto alla grandezza del Vangelo e alla parola di Dio. Dice, il mondo mette grande enfasi sulla parola, sulla bellezza esteriore. Faremmo bene a ricordare invece che il tesoro più grande è quello che sta dentro, è la vita di Gesù che è dentro di noi. Il vero tesoro sta dentro di noi, quindi la spina della carne, le difficoltà, tutte le cose che ben vengono. Ci ricordava il fratello che il corpo di Paolo si stava. Insomma, era a fin di vita e lui sentiva che stava per finire la vita, ma comunque il suo grande messaggio, il Vangelo che lui ha portato e che noi oggi possiamo avere, quella è la ricchezza che riempiva queste anfore, che deve riempire il nostro cuore e la nostra mente, no? In tale proposito ricordo un salmo, il salmo 39, il versetto 4, forse lo ricorderete benissimo. Qui tiriamo in ballo un altro personaggio grandissimo, è molto vicino al Signore Davide, no? Lui dice: Signore, fammi ricordare, fammi capire quanto sono fragile, lui dice verso la fine di questo salmo, che è un salmo un po' sofferente. Ci sono dei salmi di gioia, ma ci sono dei salmi dove viene espressa la sofferenza. Signore, fammi capire quanto. Lui era, anche Davide, a suo modo era consapevole della grandezza che il Signore gli aveva messo in sé, e quindi anche lui dice: io sono fragile, fammi che mi renda conto di quanto sono fragile. Questo vale anche per noi oggi, se ci rendiamo conto quanto siamo fragili rispetto al messaggio che il Signore ci ha dato. Forse anch'io tra un po' non ci sarò più, ma il messaggio rimane. Non tanto il messaggio mio, ma il messaggio del Signore, la parola del Signore rimane. Io non ci sarò, sarò una di quelle pietre, come dire, al Monte Testaccio, no? Dico io per un po' tutti noi, con grande rispetto di tutti ovviamente, adesso stiamo parlando anche di gente che non è più con noi, a cui si riferiva Gilberto, e quindi con ampio rispetto per la vita di ognuno, però siamo fragili. Siamo un fumo, andiamo via da un giorno all'altro. La grande forza che ci deve portare avanti è la parola di Dio, è il Vangelo. Tra gli insegnamenti che Paolo dà in questa lettera ai Corinzi c'è proprio questo. Ricordatevi, Corinzi, voi che vivete in questa città lussuosa, in questa città ricca di vizi, eccetera, eccetera, non
siete niente, quello che conta è il Vangelo. E io credo che questo è un grande messaggio anche per noi oggi, ripeto, sempre con grande rispetto che ovviamente la nostra vita, per i nostri cari che soffrono, io sono il primo a farlo, nei limiti delle mie possibilità, ma ognuno di voi lo fa. Ricordiamoci che quello che conta è quello che abbiamo dentro, quello che ci dà il Signore. Io ringrazio di essere diventato cristiano e poter essere un vaso che in qualche modo anch'io porto qualcosa di questo messaggio del Signore. Cerco di portarlo nel modo migliore possibile, come so che fate ognuno di voi. Vi invito, ci invitiamo, incoraggiamoci a farlo nel modo migliore possibile. Questo non fa altro che essere alla gloria di Cristo. Come diceva il versetto 10 prima, facevo riferimento, dobbiamo fare questo per amore di Cristo, non per altre cose, non per noi, non per la nostra gloria, non per il nostro successo personale, ma solo per Cristo. Siamo delle pietre che vengono poi ammucchiate. Abbiate pazienza, se forse è un po' triste questo aspetto, ma è una realtà. Diventiamo polvere, lo dice fin dall'inizio la scrittura, quindi fin dall'inizio era già detto tutto il piano. Quindi incoraggiamoci in questo, cerchiamo di tenere vivo il nostro messaggio e io volevo pregare perché riusciamo a fare questo pienamente nella nostra vita. Preghiamo. Signore, grazie perché abbiamo questo messaggio, questa potenza dentro di noi, un vaso fragile, esposto alle intemperie, esposto alle malattie, alle debolezze, tutti i problemi che ogni giorno dobbiamo affrontare, Signore. Ma questo messaggio che tu hai messo dentro di noi, la forza della tua parola, il Vangelo, questo non so come definirlo, Signore, ma questo insieme di insegnamenti, questo che comprende tutto della vita che tu hai messo dentro di noi, che noi possiamo solo in parte apprezzare e mettere in pratica poi nella nostra vita, fa che questo sia veramente il centro della nostra vita. Ogni altra cosa è superflua, ogni problema tra di noi è superfluo, Signore, fa che possa in noi prevalere l'amore per il tuo Figlio Cristo Gesù, per il quale, Signore, in questo momento ti preghiamo.